L'oasi è distrutta. Questo è un progetto fai da te. No, porca di quello. Quindi tutti gli elementi utilizzati saranno cose che si possono trovare tranquillamente. Aia. L'oasi è distrutta. Beh, penso che sia evidente. Il vento degli ultimi giorni mi ha sfasciato praticamente tutto. E c'è stato davvero un vento forte queste ultime notti. E purtroppo questo è il risultato. Le piante sono state sradicate. Anche le parti del pannello solare della fotocamera lì in fondo di sicurezza sono state tirate via. E questo è quanto. Ora direi che abbiamo semplicemente due cose. La prima, stare a romperci le scatole pensando a questa cosa. La seconda, poter creare qualcosa di ancora più epico di quello che era l'anno scorso. Secondo voi che cosa faremo? Qualcuno mi potrà chiedere perché l'hai distrutta tutta. Beh, non ero molto soddisfatto della cosa. Era ora di iniziare a cambiarla del tutto. E di conseguenza, dato che comunque era già mezza sfasciata per il vento, ho detto beh, rifacciamola tutta e basta. In più, la maggior parte delle cose tolte verranno riutilizzate in modo da non dover sprecare materiale, dato che ce n'è tanto, come vedete. Ora invece mi dedicherò al filtraggio dell'acqua all'interno della vasca in modo che resti tutto il più possibile pulito. E poi ovviamente torneremo invece a ricostruire anche tutta la parte esterna in modo da farla nel miglior modo possibile. Ah, una cosa che ci tengo a precisare. Questo è un progetto fai da te, quindi tutti gli elementi usati saranno cose che si possono trovare tranquillamente, per esempio i chiodi che userò per fissare la parte sottoimpermeabile sono semplici chiodi dell'IKEA che mi sono avanzati e che di volta in volta tengo da parte piuttosto che di altre cose, e la parte impermeabilizzata sotto sono sacchetti di plastica, di quelli pesanti, che sono ottimi per andare a creare una membrana impermeabile. Ecco, quindi non vedrete chissà che cosa, non ci saranno enormi costi di realizzazione perché questo è un progetto fai da te e quindi ho deciso di fare tutto da me. We'll be right back.
Allora, piccoli progressi. Ho iniziato a mettere questa prima parte. Questa volta sto cercando di farlo molto meglio rispetto alla primissima volta. E poi faremo anche questa parte qui, in modo che non si vada a infilare sotto la terra l'acqua o l'umidità. La taglierò in modo che possa stare bene sotto a contatto. E idem per questa parte di qua. Che cavolo è sta roba? E siamo tornati, è passato un po' di tempo. Allora, ho finito tutta questa parte qua e tutta questa parte qua, quindi queste sono a posto e ci si può già mettere la terra. Sono vari strati, quindi all'interno c'è un po' di terra perché mi serviva per far sì che gli strati sotto restassero fermi. Di qua, dato che la profondità è poca, non penso in realtà di andare a mettere piante. Non ne sono molto convinto su questa parte. Magari la coprirò con la terra, però non lo so. Questa parte l'ho messa con la parte invece impermeabile, perché ovviamente le piante saranno fino a qua. Insomma, vedremo un po' che cosa succederà. C'è un casino impressionante e c'è l'acqua che fa schifo. Fantastico. E siamo tornati un'altra volta con i primi progressi. Ho iniziato a mettere un pochino di terra, proprio poca, tanto così. Qua questa parte non mi interessa, onestamente, vedremo che cosa farci. Qui invece piante, però in questo momento non so ancora cosa né come, quindi piano piano ci penseremo. Dire comunque che questo terrazzo è un disastro è dire niente, ma niente davvero. È passata circa una mezz'oretta, ci ho riflettuto un pochino e penso di aver trovato la soluzione perfetta. Il primo punto è quello di Tarta Italy. Una delle cose che adoro di Tarta Italy è il fatto che sono riusciti a combinare la coltivazione di piante che possono usare per loro, ma che diventano il mangiare diretto e l'alimentazione diretta delle loro tartarughe di terra. E trovo che sia una cosa fantastica. La seconda cosa, il rispetto per l'ambiente e l'idea, la volontà di creare il proprio cibo, no? È una cosa che adoro e che vorrei davvero fare. Uno dei miei sogni è quello di poter prendere un bel campo e di poter coltivare e creare, semplicemente. Ed è quello che sto cercando di fare, magari lo avete visto alle mie spalle sul terrazzo. Non sono stato a girare troppo su quello, ma ho puntato e sto puntando molto sull'idea di poter creare una piccola oasi verticale, un piccolo giardino verticale, un piccolo spazio per me per poter coltivare. Quindi l'idea per la parte piccolina è quella di mettere delle piccole piantine di fragole. Quelle di varietà gigante sono circa dei piccoli cubettini grandi così, che ci stanno perfetti dentro, insieme alla lattuga. Fragole e lattuga crescono benissimo insieme. E è un'ottima idea. Quindi faremo proprio questo. Non lo faremo però in questo episodio, lo faremo nel prossimo episodio. Quindi iscrivetevi qui ad 11 giga per non perdervi neanche un pezzo di questa nuova costruzione. Vi ricordo anche che sul sito di Italian Cricket Farm, il link lo trovate nella descrizione, con il codice 11 giga, 11 numero giga in minuscolo tutto attaccato, avrete subito il 10% di sconto sui vostri acquisti per il mangiare dei vostri rettili. Quindi mi raccomando, iscrivetevi così non vi perdete neanche un video e noi ci vediamo nei prossimi video.